Bentornati nei Vivelle Georgiche, care amiche e cari amici. Oggi siamo qua per rendere onore a un grande genio italiano del quale quest'anno ricorre il 500° della morte. Stiamo parlando di Leonardo da Vinci, un personaggio che ha donato lustro alla nostra nazione in tutti questi secoli, non solo in qualità di grande artista o di grande inventore, ingegnere, ma anche, per le sue competenze e i suoi approcci moderni alla botanica. Leonardo da Vinci fu infatti uno, dei primi grandi scopritori dell'idroponica, ovvero intuì che le piante possono anche crescere in assenza del normale terreno in cui, le troviamo nell'ambiente naturale. Come possiamo intuire, se geoponica è la tecnica di coltivazione in terra, l'aeroponica è la tecnica di coltivazione in aria, l'idroponica è una tecnica di coltivazione che non prevede il normale terreno, ma dei substrati inerti atti a supportare la pianta, le cui radici sono immerse in una soluzione di acqua e sali minerali di concimi. Nella tecnica di coltivazione in idroponica, il substrato di coltivazione viene sostituito da un materiale inerte, ad esempio dell'argilla espansa o della lana di roccia o della perlite, che deve solo sorreggere la pianta. Le cui radici, quindi, come dicevamo, non sono immerse nel terreno, ma bensì in una soluzione di acqua e sali minerali o comunque concimi che donano l'apporto nutritivo alla pianta della quale essa necessita. La tecnica di coltivazione in idroponica offre numerosi vantaggi, tra cui sicuramente un maggior controllo dei fattori di crescita e anche la possibilità di coltivare in coltura protetta in vertical farm, quindi ottimizzando anche gli spazi di coltivazione. Ma ce ne sono moltissimi altri che vi invito ad approfondire nel post del nostro blog. I sistemi di coltivazione in idroponica sono essenzialmente di due tipi. Il primo, più basilare, è un sistema a ciclo aperto dove l'acqua che passa nelle radici delle piante con i sali minerali in essa disciolta viene poi scaricata e va a perdere. Più interessante è il secondo modello, che è un modello a ciclo chiuso, dove l'acqua che scorre, come dicevamo, nelle vasche in cui sono alloggiate le piante viene recuperata con i sali minerali in essa disciolta, e questo permette quindi di ridurre gli sprechi idrici e riutilizzare i sali minerali che non sono stati consumati dalle piante. Potete approfondire comunque l'argomento e leggere tutti i vantaggi e gli svantaggi della tecnica colturale in idroponica sul post del nostro blog che vi linkiamo qui sotto. Se siete curiosi di approcciarvi per la prima volta all'idroponica o volete far vedere anche magari ai vostri bambini cosa si intende per idroponica, Vivelle Georgiche vi propone il modello di coltivazione e coltivo che ho qua davanti a me. È sufficiente quindi aggiungere un pochino di acqua in questa vaschetta, già provvista di semi e di concime, per veder spuntare, come abbiamo fatto noi qua qualche giorno fa, le prime piantine o di basilico, di lattuga. Insomma, ci sono veramente diverse proposte che trovate tutte sul nostro sito venditapianteonline.it. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi invito a iscrivervi al nostro canale YouTube e attivare le notifiche. Per il momento dai Vivai Le Georgiche è tutto, grazie e alla prossima!